È finita 16-12, un vero peccato perché nella prima parte del match eravate passati in vantaggio, sembravate condurre. Avete pagato forse un po' troppo nervosismo, qualche fallo di troppo in questo match? Sì, però più che legato al nervosismo, diciamo in generale che poi premetto che quelle che sono le sensazioni a caldo tradiscono sempre anche abbastanza rispetto a magari quello che potrei dire rispondendo alla stessa domanda tra qualche giorno. In ogni caso, la mia impressione è quella che ci sia stata una mancanza di attenzione per il dettaglio. Nel senso, da fasi statiche il lancio di gioco funzionava discretamente bene, la solita mischia e oggi anche in rimessa laterale, salvo appunto qualche errore, però mi sento di dire che sia andata bene. È mancato appunto quello che la cura per il dettaglio sul punto di incontro, soprattutto che ci ha costato numerosi falli, che quindi ci impedivano di dare continuità al nostro gioco e di imporre il ritmo a cui piace giocare a noi, che ci avrebbe sicuramente portato un altro tipo di risultato. Purtroppo lascia molto l'amaro in bocca, da dentro al campo non è stato assolutamente divertente, purtroppo, giocare una partita del genere, sempre così, così rotta dall'intervento dell'arbitro per sanzionare i punti d'incontro soprattutto, ma poi anche altre cose, insomma. Amorini. Ecco, ciao Alberto, più volte parlate di queste difficoltà nei particolari, ma come si possono risolvere? Perché è chiaro che adesso tutti i risultati delle partite possono essere decisivi. No, soprattutto dopo oggi tutti i risultati saranno decisivi. Servirà lavorare molto ad allenamento, sicuramente. L'unico modo per affinare i particolari è l'allenamento, che potrebbe sembrare una risposta scontata, ma è anche quella che è la verità, secondo me. E bisognerà imparare soprattutto a essere più lucidi e saper gestire la pressione data dal fatto che con le ultime vicissitudini di Rovato, soprattutto, ci troviamo nella situazione di non poter compiere assolutamente passi falsi, altri passi falsi come quello di oggi, salvo rischiare di compromettere la nostra posizione. Purtroppo servirà molta, molta lucidità e solo con l'allenamento riusciremo a migliorare anche questo aspetto. Sì, è un gatto un po' che si morde la coda, giustamente Alberto, perché se oggi in una partita, nella prima partita, diciamo dopo Rovato, in cui non dovevi perdere nessun punto, perdi comunque invece tanti punti, è chiaro che più avanti si andrà, dove non dovrai perdere, diventa più complicato sulla carta, no? Sì, diciamo che diventa complicato, però noi siamo una squadra che dà il meglio di sé soprattutto quando è con le spalle al muro, tra virgolette, nel senso che paradossalmente questa situazione di non poter più sbagliare potrà aiutare a migliorare la mentalità, a migliorare il morale e nei prossimi giorni. Quello che dico è che siamo alla fine del girone d'andata, perché tra recuperi e partite che mancano, quindi il campionato è tutt'altro che chiuso. Se ci sarà una squadra che sarà tanto lucida, tanto matura e tanto brava da riuscire a vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato senza e metterci nella posizione di pagare questi passi falsi, allora si sarà meritata la promozione. Più di questo io non posso dire.